Assessore Verì, si tratta di un macchinario molto importante, più preciso, insomma è una bella giornata questa per l'ospedale. Sì, una giornata importante perché andiamo a inaugurare un acceleratore lineare che serve soprattutto e prevalentemente per curare le malattie da un punto di vista di tumore e tutto ciò che è l'argomento oncologico. Questa inaugurazione si va a innescare in quello che è la nuova riorganizzazione di tutto il nostro sistema sanitario a livello regionale. Con una delibera di giunta del giugno 2020 abbiamo stanziato più di 6 milioni suddividendo tra le varie ARS la possibilità di acquistare questi acceleratori lineari. Subito c'è stata una possibilità di portare avanti delle procedure attraverso delle gare unificate tra la ARS dell'Aquila e la ARS di Chieti. Ci sono state ulteriori procedure per arrivare oggi a questa inaugurazione, a questo collaudo e dare quindi la possibilità a tutti i pazienti di poter abbattere le liste di attesa, ma soprattutto di dare quella diagnosi precoce, quella terapia più appropriata, perché abbiamo strumentazioni di grande tecnologia.